ha messo il prosciutto cotto. Sì, ecco, questo si mette così, a pezzettini piccoli, ecco, guarda, prosciutto cotto pure. Io lo faccio, non lo faccio prima per farvi vedere, capito? Se no è più facile prepararlo prima, però per farvi vedere. Si è bloccata Elda. State guardando, sì, Elda, ti com'è? blocchi, no, si blocca la linea. Come mai si blocca la linea? Si blocca e si sente male. Quindi, allora, la prima cosa che ha fatto Elda è quella di schiacciare le patate. Io ripeto così, anche Maria Rosaria che non sta cucinando può scrivere. Una volta che ha schiacciato le patate, lei ha preso i formaggi, è indifferente, in base ai propri gusti ognuno può mettere o la mozzarella o la provola o la scamorza o la sottiletta. Elda ha Sì. messo diversi tipi di formaggio insieme, li ha tagliati a pezzettini. Dopodiché ha preso diciamo, l'affettato, che può essere il prosciutto cotto, tagliato a cubetti, oppure può essere la mortadella. Milena, non ti sento perché Sì, io disattivo sempre l'audio. ho gli usel. Ho i Gli würstel. usel anche. Sì. E si mette tutti insieme, ecco. Io mo sto mettendo la mozzarella, sto mettendo. Se avete la mozzarella affumicata, potete mettere anche la mozzarella affumicata. Cioè, all'incirca comunque un 150 grammi, 180 grammi di formaggi, o uno soltanto o vari formaggi. Ecco qua, la mozzarella sta messa. Mo finisco a mettere la Si blocca anche. mai si blocca? Adesso. Aspetta, che abbiamo un'altra persona che si aggiunge. Ma perché sono tutti gli uffici aperti oggi? Sono collegati tutti No, è ugualmente. il tuo Elda che salta, la connessione evidentemente. Abbiamo Simone che si è appena collegato, quindi diamo un attimo anche il tempo a Simone di recuperare. Sì. Nel mentre che tanto stanno tutti tagliando. Allora, i formaggi io ne ho messi tre tipi, però all'incirca, sai quando ce ne va per un chilo di patate, 150-180 grammi di formaggi comunque, capito? Connessione ad Alexi G5 riuscì. Allora, Simone, Alexa, alzo di buongiorno. 5. Ciao. Allora, eccoci qua. Noi abbiamo iniziato e adesso Ha avuto problemi di connessione. non ti preoccupare perché oggi va un po' male. E intanto ti dico dove siamo arrivati così puoi recuperare. Grazie. Ok, allora, Elda ha preso le Lessato. patate, lessato le patate, Anch'io. le ha, come si dice, Mosciate. schiacciate, l'hai fatto? No, E quello ha... non l'ho fatto, devo schiacciare, Ok, quindi schiacciamo le patate, schiacciamo patate. dopodiché tagliamo i formaggi che abbiamo Mozzarella. a cubettini Sì. e mettiamo dentro anche l'affettato che abbiamo comprato e lo tagliamo sempre a pezzettini, come sta facendo Elda. Io il würstel adesso sto mettendo. Questa volta ho messo sia il würstel che Non ce lo mettiamo. il prosciutto cotto. Ok, quindi ci sei Simone? Mi puoi ripetere un attimo dopo che schiacciate cosa devo fare? Allora, dopo che abbiamo schiacciato le patate, nella ciotola in cui abbiamo le patate schiacciate, aggiungiamo i formaggi. Ognuno mette, Elda ha detto che ognuno può mettere o la mozzarella o la scamorza o anche tutti e due, in base ai formaggi che uno ha a casa e che vuole. E dopo tagliamo all'interno e aggiungiamo l'affettato. Elda ha messo il prosciutto cotto Marina, tagliato scusa, a cubetti. Marina, possiamo mettere il formaggio grattugiato pure in mezzo alle patate? Sì, Formaggio grattugiato? sì. Ok, Simone, Elda ha messo würstel, poi ha messo prosciutto cotto. Ci Non lo sei?
Sì, io ogni tanto tolgo l'audio, Milena, perché quando parla Elda li silenzio io e poi ve li faccio attivare. Ascolta, amore, ti devo dire una cosa. Amore, si può mettere anche un po' di zafferano? Sì, perché no? Sì, perché no? Ah, c'è più buono, no? Sì, va bene. Allora, che si dice che è uno svuota frigorifero, ossia se uno c'è il salame ci mette il salame, se c'è la mortadella ci mette la mortadella, se c'è il prosciutto ci mette il prosciutto cotto o crudo. Di solito si mette il prosciutto cotto e gli ustel o la mortadella, però uno ci può mettere un po' di tutto, ci può mettere quello che c'è in casa. I formaggi possono essere tutti buoni, la affumicata, la mozzarella affumicata o la mozzarella normale o lo svizzero. Le mani pure noi in cucchiaio. Pronto? Bene, quindi ognuno mette le cose che ha dal frigo, le mette lì. Ah, vedi? L'altro è questo? No, l'altro. Poi prendiamo il latte. Mettiamo la grana, mettiamo il parmigiano. Elda, signora Elda, quando vuole latte mettiamo? Con il latte? Che ci si fa? Allora, il latte, Milena, lo aggiungiamo nel composto dei formaggi e delle patate. Ah. Quanto è la quantità? Elda, ti richiedono la quantità di latte. Il composto è questo. Perfetto. Sì, ah. Sì. No, ci deve quasi tutto questo. Elda, hanno chiesto quanto latte va messo. Allora, mettiamo, guarda, innanzitutto iniziamo con poco latte, perché se dopo viene troppo, ricaccia molto latte liquido durante la cottura. Quindi io penso... meno di mezzo bicchiere. Quindi iniziamo con meno di mezzo bicchiere. Meno. Prendo un cucchiaio. Intanto, Simone, tu hai iniziato a fare? Sì, è un po' troppo. Questo va bene, vorrei. Sì, iniziamo con quello, sì. Non ce lo mettere tutto. Non ce lo mettere tutto. Che dobbiamo mano a mano girare. Va bene. Mettiamo anche il sale. Guarda, il sale. Dove cazzo l'ha messo il latte? Scusa la parola. Ok, quindi chi ha chiesto io? Allora, ragazze, mettiamo il parmigiano anche. Va bene? Ok. Allora, sì, Elda, nel mentre ti devo interrompere un attimo, così faccio, perché c'è Simone che, essendosi collegato in ritardo, voglio ripetergli un po' la ricetta. Sì. Va bene? Allora, Simo, i passaggi che abbiamo fatto sono questi. Maria Rosaria, se mi dimentico qualcosa, visto che tu hai scritto, intervieni, anche se hai il microfono disattivato. Morena, solo un momento, una cosa sola. Ma sì. Olio e sale, ci fa un po' di olio e sale in mezzo al... Il sale, olio no. Solo sale. Adesso la ripeto la ricetta. Così intanto vedete se vi siete dimenticati di mettere qualcosa. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è quella di lessare le patate, sbucciarle e schiacciarle. Dopodiché abbiamo tagliato la mozzarella o i formaggi che avevamo nel frigo che più ci piacciono e li abbiamo messi insieme alle patate. Una volta che abbiamo messo tutti i formaggi e ci mettiamo anche un po' di parmigiano,
passiamo alla parte dei salumi. Quindi ognuno ha tagliato gli affettati che aveva nel frigo e li ha aggiunti. Dopodiché abbiamo messo un pizzichino di sale e abbiamo messo il latte. Siamo partiti mettendo metà bicchiere, poco meno di metà bicchiere di latte. E poi adesso giriamo. Quindi ci siamo a questo punto. Ci siete? Fatemi un cenno. Sì, ci siamo. Perfetto. Per quanto riguarda il sale, più che un pizzichino, un pizzico abbondante. Un pizzico abbondante, okay, di sale. Perché le patate non hanno sale e tutto, allora può essere un po' poco. Un bel pizzico di sale. Allora, possiamo riaggiungere, possiamo aggiungere un po' alla volta anche latte, un po' alla volta, se no poi viene troppo. Quindi siamo arrivati a 3/4 bicchieri, a 3/4 bicchieri. Quindi Elda ha aggiunto un altro pochino di latte. Gira, gira energicamente. Sì, che devono iniziare a accendere il forno a 180 gradi. Comincia l'osso. Ok. Quindi nel mentre accendiamo il forno e mettiamo a una temperatura di 180 gradi. E quando tanto devi stare, sempre? E mo adesso ce lo dice Elda, vediamo dopo. Allora, è importante la morbidezza. Fatemi vedere se è abbastanza morbido. Non deve essere acquoso, ma neanche duro duro. Deve essere morbido. Morbido. Sì. Allora, vediamo quello di Milena. Elda, vedi un po'. Giralo un po', giralo. Giralo con le... Beh, va bene, va bene, va bene. Io a un chilo di patate, ci ho messo 3/4 di bicchiere, 3/4 di bicchiere ci ho messo, 3/4 di bicchiere a un chilo di patate. Se voi avete meno di un chilo, naturalmente ci va meno latte. Deve venire morbido, guardate, morbido, così. Morbido deve venire. Va bene? No, ti faccio vedere. Quindi, sì. Così deve venire, guarda. Scusa, Lorena. Lorena. Sì, eccoci. Allora, sì. Così benissimo, Milena. Aspetta un attimo, va Simone, bene. Scusami. Sì, va bene, Milena. Ho fatto le patate schiacciate. Pronto? Sì, vai, sì. Simone. Patate scacciate, prosciutto cotto e mozzarella a dadini. Perfetto, poi ci aggiungi un pizzico di sale. Scusate, di prosciutto cotto. Scusa, hai fatto un chilo di patate? Sì, un chilo. Allora, una sola mozzarella è un po' poco. Se c'è solo una mozzarella non fa niente. Ho messo una e mezza. Ma ce ne puoi mettere anche due, guarda, ce ne puoi mettere. Anche due. Il prosciutto quando ce ne metti? Va bene, non fa niente. 200 grammi. 200 grammi. Va bene. E se, alla fine a un chilo di patate ci può volere 250 grammi di affettato e 250 grammi di formaggio. Ah. Però va bene. Poi sì, Simone, visto che è arrivato adesso, Elda, dobbiamo aspettare un po'. E poi, Simone, dopo il pizzico di sale, il latte. Fatto già. Ok. E allora ci troviamo a questo punto. Sì, non deve venire molto acquoso. Quanto latte? Molto un litro? Ah, scusa, no, niente. Vabbè, che tanto era... No, Simone, non siamo partiti da 3/4 di latte per un chilo di patate. Sì. 3/4. Il parmigiano ce l'hanno messo, il parmigiano? Aspetta, ma... Sì, tutto ok, sì. Okay, il parmigiano quando ce l'hai messo? Quando ce l'hai messo, Filippo? Io sui 200 grammi. Quasi 200 grammi, quasi.
Anche un po' troppo, comunque, va bene, 200 grammi di parmigiano è un po' troppo in effetti, però un'altra volta è meglio che fai, non so, un chilo di patate, mettine un etto su un chilo di patate e di formaggi 250. Elda, sì, più o meno 100 grammi, mi stavo a consigliare con mia madre, sì, 100 grammi. Ah, bene, allora va bene, 100 grammi va bene allora, perché 200 è un po' troppo. Adesso dobbiamo andare a 180 gradi per quanto tempo? Aspetta, adesso un po' aspettiamo. Ecco. Nel frattempo si è aggiunta Rossella e la salutiamo. Ragazzi, ciao a tutti. Oggi mi sono collegata 20 volte. Entra, oggi non funziona, mi sa, Inter. No, ho avuto telefonate, quindi lì è saltata la linea. Comunque ho seguito tutti quanti lo stesso. Devo dire una cosa, ragazzi. Uno, che siete bravissime, e questo si vede, perché oramai abbiamo preso proprio la mano in cucina e si vede che state anche a vostro agio. Morena, va bene? Morena, guarda. Però guarda qua, mentre io sto a parlare, chi è che sta a parlare? Filippo! Filippo! Quindi una cosa che vi devo chiedere è iniziare a rispettare i turni. Quando uno chiede la parola, cerchiamo di alzare la mano, perché se si accavallano le voci, non capiamo niente. E poverina, la signora Elda deve ripetere sempre la stessa cosa più volte. Vedi? Adesso è stato bravissimo Simone, che ha alzato la mano. Ok, Simone, dici. No, solo il latte quanto ci vuole. Il latte? Allora, se c'è il latte va in base a quante cose ci mettete. Se un chilo di patate ci avete messo all'incirca 200-250 grammi di formaggio, 250 grammi di prosciutto cotto o altro, mortadella, quello che ci avete, e 100 grammi di parmigiano, allora ci va tre quarti di bicchiere. Ecco, tre quarti di bicchiere. Cioè, non pollo, ma quasi pollo. Se invece voi ci avete messo meno roba, giustamente ci va meno latte. Io mo non so quanto prosciutto ci avete messo, quando formaggio, quanto parmigiano. Voi iniziate con mettere meno latte e girate. Se vedete che è ancora duro, ci rimettete un altro pochettino di latte finché deve diventare morbido. Deve diventare un morbido, non mollo, un morbido consistente, Bene, va bene. Vedete come lo gira Elda, quando lo gira diventa, non è né morbido né acquoso. Sto facendo vedere. Ah, fammi vedere Elda, guarda tu. Ah, vabbè. Prova a girare Simone. Questa. Gira con la forchetta le patate, così Elda vede la consistenza. Bene. Mi sembra leggermente, metti un fondo, sì, un poco, un fondo di bicchiere di latte, mettici un fondo di bicchiere, poco. Guarda, tipo, guarda, mi vedi? Tipo così, guarda. Sì. Un fondo di bicchiere, mettici. Va bene, ho messo. E poi gira bene. Il sale ce l'hai messo, il sale ce l'avete messo, il sale? Sì. Allora, ripetiamo tutti gli ingredienti per l'ultima volta, così. Ah, poi non mettete dentro la pirofola, perché alla fine, alla base, sulla base ci va il pan grattato, sulla base e soprattutto poi quando si riempie. Ok, quindi gli ingredienti sono patate schiacciate, tutti i tipi di formaggio tagliati a pezzettini in base ai vostri gusti, gli affettati che possono essere prosciutto cotto a cubetti, wurstel, mortadella, tutte le cose che avete nel frigo e che vi piacciono di più. Poi mettiamo un pizzico di sale,
mettiamo il latte, quindi Elda ha messo per un chilo di patate 3/4 di latte, perché deve venire una consistenza come quella che ha fatto lei, cioè che quando la giri si deve girare, non deve essere né troppo dura e neanche troppo liquida, quindi deve essere una bella consistenza. Quindi questi sono gli ingredienti. Ma quanto tempo deve stare al forno, Morena? Adesso vediamo, Elda, che cosa, una volta che abbiamo fatto il composto, vediamo, ci fa vedere. Ma pure le fette biscotti. Ma il pane è il pane. Ti blocco un po', Elda. Il fondo della pirofila. Posso? Elda, si è bloccata, devi ripetere. Allora, sul fondo della pirofila mettiamo un po' di pan grattato, ok? Sì. Tu hai messo olio per caso, Elda, giù o no? No, non ci va olio, solo sale ci va. E adesso cominciamo a mettere, guardate, piano piano, se no la mollica se ne va, piano piano, ecco. Piano piano, dopo si... Intanto mettiamo così, guardate. Scusa, Elda, ci va l'olio in fondo alla pirofila? No, la mollica, il pan grattato ci va. Un po' di pan grattato. Quindi lei ha preso, Elda, una pirofila e ha messo il pan grattato. Senza olio. L'olio non ci va. E poi guardate lei come sta mettendo delicatamente il composto nella pirofila. E poi si alliscia. Intanto si mette... Naturalmente, più cose ci mettete, più il saporito, mortadella, prosciutto, wurstel. Il quantitativo non deve essere pochissimo, deve essere almeno 150 grammi di formaggio e 150 grammi di affettati, ma se ce ne avete di più ce ne mettete di più, capito? Se ci mettete 200 grammi di affettato è buono. Luca, una domanda? Luca, guardate, adesso schiaccio, guardate, sì, dimmi Luca. Luca? Ok, adesso non c'è più, prima voleva dire qualcosa, adesso non lo vedo. Vabbè, quando si ricollega, e io adesso sto schiacciando, guarda. Quindi non, se mettete un po' da tutte le parti, dopo... È bloccata Elda. Basta che schiacciate. Già. Simone, una domanda? Volevo sapere... Più o meno quanto pan grattato ci vuole nella teglia? Quanto? Pan grattato ci vuole, tutta la patata. Nella teglia. Ok, Elda. Elda si è bloccata. Allora, devi coprire il fondo della pirofila, Simone. Tanto, quindi... non tanto. Un pochettino, così, un po'... Va bene così. Molto. Un paio di cucchiai. Lo sto facendo vedere. Un paio di cucchiai, fa vedere. Scusa Morena. Un attimo, Luca, che sta parlando Simone. Sì. Bene. No, Simone, né tanto. Devi metterne un pochino di meno, va bene? Ha detto un paio di cucchiai, Elda. Un paio di cucchiai. Sì. Si può togliere. Questo per non far attaccare alla pirofola, così rimane si prende più facilmente a fine cottura. Ok, Luca, tu avevi una domanda, adesso la puoi fare? Sì, ma il forno ventilato statico? Allora, io lo faccio statico, però se voi volete lo potete fare pure ventilato. E cambia poco, cambia, perché tanto quando è dorato sopra si deve togliere. Quindi okay. Per me fatelo statico, così vi so consigliare meglio, insomma.
Guardate, adesso riprendete il pane e fate un po' a pioggia sopra, guardate, sopra, a pioggia. Ok, quindi Elsa ha messo 2 cucchiai più o meno di pan grattato sotto la pirofila, giusto un po' per non farlo attaccare, e poi ha messo delicatamente il composto sopra e adesso sta mettendo una spolverata di pan grattato. E che può essere equivalente a un 3-4 cucchiai. Quindi adesso ne mettiamo un po' di più sopra rispetto a sotto. Forma la crosticina, forma la crosticina, forma. Se volete ci potete mettere anche un po' di parmigiano, se volete, però è sufficiente anche il pan grattato. È sufficiente. Spero che di sale non ne abbiate mai messo troppo poco, perché insomma un po' di sale ci sta bene. Adesso prendete, ce l'avete, se c'avete il burro, ce l'avete il burro? O se no ce lo mettete un'altra volta, dove sta? Io l'ho detto qui. Allora, nel frattempo avete, fatemi vedere se avete la teglia pronta come ce l'ha Elta. Diamo un po' di tempo, un attimo Elta, perché stanno finendo di mettere il pan grattato, se no poi non ti vedono. Ok, Milena, la teglia di Milena è pronta, eccola lì. Bravissima. Aspetta che non ti sento. No, Anna Rita, mi sa che devi attivare la... Ok. Milena, ti vedi? Il burro, no? Sì? Il burro adesso lo mette Elda. Elda vi fa vedere adesso, una volta che avete preparato, che cosa dovete fare. Sopra, così, un po' alla volta, fiocchettini, guarda, così. Un po' per tutto. Vai a vedere bene dove lo metti. State vedendo? Ok, quindi bisogna fare dei piccoli fiocchetti di burro con il coltello e Elda li mette sopra. Quindi ecco, bravo Luca, perfetto. Quindi adesso bisogna fare questi fiocchetti con di burro. Ecco perché non si mette l'olio. Guardate come fa lei. E si forma la crosticina dorata. Bravissimo Luca. Bene. Ecco qua. Quindi diciamo che tu metti il burro per tutta la pirofila da sopra, tutte le parti. Sì, da sopra, sì. Che aiuta pure a diventare dorato. E dà quel grasso che ci serve, insomma. Non eccessivo, perché in fondo ci sta, ci sono i wurstel, insomma, non è che ha bisogno, ecco, più quell'olio che non c'è nella ricetta, perché altrimenti non verrebbe buona. Così, ecco. Io penso che basta. Che dite? Allora Elda, l'aspetto è bellissimo, penso che adesso infornerai più o meno quanto tempo? Allora, qua ci vorrebbe dai, secondo i forni, a 180 gradi dai 40 minuti ai 50 minuti, dai 40, secondo la pirofila, perché se la pirofila è più stretta e più alta ci mette un po' di più, se è bassa, quindi lo sformato è basso, allora ci vuole un po' di meno, dai 40 ai 50 minuti. Poi ovviamente voi lo controllate, quando diventa tutto bello dorato vuol dire che è pronto. Okay, io penso, ragazzi, che questo quindi... mio, quei 40 minuti è sufficiente. Ok ragazzi, quindi come abbiamo capito che a prescindere dal forno o dalla pirofila che avete, basta che controllate quanto è ben dorato, perché tanto abbiamo capito che gli ingredienti sono già ben cotti.
Per la signora Bravo. Elda ci vogliono 40 minuti, che adesso mi dà l'indirizzo così io ho il tempo per arrivare e assaggiare. Brava, brava. Perché questa cosa che sta sempre solo... perché ci sta sempre soltanto Fabio, ci dobbiamo aggregare pure noi qua. Infatti, la prossima volta... Allora, la signora Elda sta infornando, bravissima. Ora Elena, guarda. 50 minuti... Allora, per la signora Elda ha detto dai 40 ai 50 minuti, ma perché questo dipende dal forno, ma alla fine si vede quando è cotto, lo vediamo, perché quando diventa la crosticina dorata vuol dire che è pronto. Sì, perché dopo se cuoce troppo diventa secco, diventa. Sì. Quindi un po' che fa la doratura sopra è cotto, perché è come ha detto bene. Signorina, è tutto cotto, per cui basta che si amalgamano i sapori e fa la crosticina. Allora, siccome dobbiamo aspettare, ci vuoi fare un contorno? Sì, diamo solo un attimino il tempo che stanno finendo di infornare. Sì, sì, come no, cioè abbiamo il tempo. Sì, sì. Allora, quando avete infornato, fatemi un cenno senza che riattiviamo gli audio. Ok, Filippo ha infornato. Simone ha infornato. Milena ha infornato? Perfetto. Sta finendo? Ok. Luca, tu? Hai infornato? No, Luca mi sa di no, perché sto ancora finendo di... Luca, mi senti? No, non mi sento. Maria Rosaria, tu hai preso appunti? Non c'è... dobbiamo attivare il microfono, aspetta. Ma dovrebbe premere, quindi. Maria Rosaria, mi fai un cenno se hai preso appunti? Sì. Okay. Ok, brava Maria Rosaria. C'è qualcosa che Maria Rosaria vuole chiedere? C'è qualcosa? Bisogna attivare il microfono, ma lei da sola non ce la fa. Ok. Magari alla fine... Vediamo un po'. Io ci sono adesso il forno acceso. Perfetto Luca, ok? Adesso ci siamo tutti perché abbiamo tutti infornato, quindi passiamo al contorno. Ci siamo. Ci siamo, Elda. Allora, aspettate che metto il burro a posto, sennò il caldo si scioglie. Ovviamente mantenete sempre l'ordine mentre cucinate, sennò dopo avete più cose da pulire. Infatti. Contaci. Ogni volta che prendete il burro ve lo rimettete a posto, ogni volta che prendete una forchetta ve la mettete nel lavandino. Queste cose poi non le ripetiamo. Certo, Morena, non ti preoccupare. La prima cosa che viene fatta... Sì, è quello pure io dovrei fare. Allora, intanto lavate bene le zucchine. Io le ho lavate già, le ho messe nella busta. Allora, facciamo così. Vi piacciono le zucchine? Sono di stagione, sono, va bene? Ragazzi? Sono tutti impegnati a vedere che cosa stai facendo. Allora, Elda ha lavato le zucchine. Bene. Ecco. E adesso stanno lì sul tagliere pronte per essere tagliate. Ecco qua. Che taglio li fai? Ma non lo so, come mi piace di più a voi? Fate così dritte oppure tagliate in due e fate a tocchetti un po' più larghi? Non ma ce lo so. Ci vuoi far vedere due tagli diversi magari? Allora
No, però dopo la cottura è diversa, la cottura lo so, sì, dopo. Infatti. No, solo uno, fai farei... solo uno, tipo... Io farei quello classico così. E cuoci tutto insieme. Ok, a rotellina. A rondellina. Però non mi fate che una rondellina è più piccola e una è più grande. Quasi uguale, certo, non è che potete... vedi come a me non mi è venuto, ecco, a rondelline, così si cuoce subito subito. Ok, quindi avete capito, la cosa importante è che quando andiamo a tagliare la zucchina cerchiamo di fare lo spessore del taglio, deve essere uguale, perché se noi facciamo una sottile sottile, una la tagliamo più doppia, poi quella sottile si brucia, quella doppia non si cuoce. Ok, allora io magari le cuocio in due modi diversi. Mo faccio due così e due a tocchetti, che può andare. Allora, quelli così va bene più per contorno, quelli fatti a tocchetti più grande può andare bene anche per un condimento di pasta, no? La pasta, fare la pasta con le zucchine, non so, vi spiego. Che dite voi? Elda, ti posso intrecciare l'esistenza pure io? Dimmi, dimmi. Di solito io quando accendo il forno ci metto più roba possibile. Sì. In caso mi riesci a dare al volo la ricetta delle zucchine, quelle ripiene da fare al forno, gratinate? Come no? Che mi ricorda un allora. Pochino quella del gatto di patate. Sì, le zucchine, perché te lo ricorda? Le zucchine al forno sono perché pure io ci metto il pan grattato sopra. Ah, per quello. Allora, sì. Guarda, quello si fa così, si fa. Si taglia in due una zucchina. Si taglia in due una zucchina. Non mi è venuto proprio uguale. Poi, con un cucchiaino... Con un cucchiaino, prendo il piatto per... Però questo è un procedimento più lungo. Ma a rondelle, vero? Dobbiamo tagliare. A rondelle, sì, a rondelle. Allora okay, facciamo una cosa. Adesso prima faccio finire ai ragazzi e dopo ti dico a te, va bene? Va bene, sì. Ok. Grazie. No, Dio, a rondella. Va bene? Okay. Allora, facciamo queste qua rondelle. Oh, ragazzi, voi se volete potete fare anche diviso in due, così, guardate. Io mo ne faccio poco per farvele vedere, Guardate, e li fate un po' a tocchetti così. Ecco, sono più grandi così. E questo va meglio, se vi piace, ci vuole più a cuocersi però, perché essendo più grandi, però a chi piace così, ci si mette un pomodorino, ci si può condire pure la pasta, ci si può condire, capito? Così grande. Quindi diciamo, guarda. Elda, scusami, che l'importante è ognuno sceglie il taglio che preferisce, basta che il taglio sia uguale. Cioè che se mettete, sì, se va. Cominciate a tagliare a rotellina, finiamo a rotellina. Se cominciamo a tagliare... Guardate. Non potete unire queste così sottili con queste così doppie, perché dopo questi si spappolano e questi rimangono magari un po' al dente. Mi sono spiegata, sì? Sì, sì. Ecco, a questo ci mettiamo la cipolla. Questa è la cipolla, non lo so. Ecco la cipolla. Innanzitutto facciamo la cipolla. Chi non ama la cipolla ci può mettere anche l'aglio, guardate, anche l'aglio, chi non ama la cipolla. Morena, una cipolla intera oppure una di meno? No, poi secondo le zucchine che ci mettete, se fate 3-4 zucchine, mezza cipolla va bene. Allora di meno.
per tre o quattro, quella la cipolla serve solo per dare sapore alla zucchina, quindi se noi mettiamo tre o quattro zucchine, Elda dice metà cipolla va bene, ma altrimenti poi è troppa cipolla rispetto alle zucchine. Ma poi secondo anche la cipolla, perché se la cipolla è enorme basta uno spicchio di cipolla, secondo la grandezza delle cipolle. E anche forse se in base a come vi piace a voi, se vi piace che si sente o se vi piace solo che dal profumo ma non si sente. Allora guardate Elda come la sta tagliando la cipolla. La taglio sottile, sottile. Sottile, allora, sottile con queste qua che si cuocero prima. Anche meno sottile con queste più grandi, capito? Sì. Deve essere sempre tutta una proporzione. Se faccio una cosa sottile ci devo mettere cose che comunque poi si cuociono presto. Se invece la cosa che si deve cuocere... Quindi è importante che lo spessore sia della cipolla sia delle zucchine sia uguale. Perché se noi mettiamo una zucchina tagliata sottile sottile e poi una cipolla tagliata grande, la cipolla rimarrà cruda rispetto alla zucchina. Certo. Ok? Sì, sì. Quindi se noi decidiamo di fare un taglio leggero, sottile, sottile, facciamo lo stesso anche per la cipolla. Se invece tagliamo la zucchina più grande, la cipolla la taglieremo in maniera più grande. Sì, sì. Perfetto. Allora, io ho messo questo e facciamo pasta così. Quindi ce la fai vedere più da vicino, per favore? Sì. Quindi, guardate, Elda ha messo la cipolla dentro una padella. Quella è la quantità di cipolla che ha messo lei per quattro zucchine. Guardate. Neanche quattro zucchine, perché mo una... Due o tre zucchine, dai. Facciamo così. A gusto, praticamente. Per esempio, una cipolla così grande, io ho preso già l'altra parte... che è una cipolla media, con questo ci posso fare anche 6-7 zucchine. Non so, vi spiego. A chi piace molto la cipolla, ce la può mettere anche tutta, per 2-3 zucchine. Non c'è proprio una ricetta. La cosa più da dire è che se voi mettete le zucchine sottili, la cipolla deve essere fatta in modo sottile. Se voi mettete la zucchina più grande, la cipolla la potete fare o così o anche più grande. Sì, mentre loro finiscono di tagliare, Elda, tu dicevi che la cipolla stanno continuando a tagliare, quindi nel mentre, capito, ti chiedo. Quindi la cipolla, tu hai messo quella bianca, però per esempio a me che mi piace quella rossa, io potevo mettere quella rossa. Oppure se non avevo la cipolla potevo mettere l'aglio, giusto? Potevi mettere l'aglio, si può mettere sia la cipolla rossa, sia bianca, sia gialla, quella dorata, per intenderci, quella l'aglio. Dorata. O l'aglio, se uno non c'ha la cipolla. L'olio certo, e l'olio sì, ci vuole sì. Quindi adesso andiamo di pari passo, non anticipiamo. Quindi abbiamo tagliato le zucchine, abbiamo tagliato la cipolla e l'abbiamo messa in una padella e adesso aspettiamo qual è il terzo passaggio da fare. Quindi Elda sta finendo di tagliare le sue zucchine in una maniera uniforme. Lei ha scelto il taglio a rondellina perché è più adatto per un contorno, no? Quando è meglio prendere la rotellina quando mangiamo il contorno, invece nella pasta la rotellina sarebbe troppo grande e quindi la tagliamo diversamente. A posto. Allora, mo mettiamo le zucchine. Facciamo andare prima l'olio. Allora, l'olio che poi se uno ci condisce la pasta... Ci vuoi fare una domanda che finalmente sentiamo la tua voce? Io sto scrivendo perché non possiamo cucinare. Va bene, hai la ricetta, hai preso tutti gli appunti o vuoi che Elda ti ripeta qualche passaggio? Io ho messo tutti gli appunti.
Aspetta, però del gâteau, adesso state parlando di zucchine, quindi io sono perplessa anch'io. Ok, e parliamo? Allora, una volta abbiamo, ti ripeto al volo, ti ripeto un po' meglio. Allora, abbiamo fatto il gâteau e l'abbiamo infornato a 180 gradi. A 120, sì. Sì, e adesso stiamo facendo un contorno di zucchine. Quindi abbiamo lavato le 3 o 4 zucchine. Quindi è un'altra ricetta. Ci ho capito. È il contorno, ok Maria Rosaria? Dove comincia? Puoi scrivere contorno di zucchine. Contorno di zucchine. Quindi prima di tutto abbiamo lavato le zucchine. No, zucchine. Poi dopo le abbiamo tagliate. Le zucchine. Le abbiamo tagliate a rotellina. Vedi come sta facendo tagliate. Edna? A rotellina, guarda. Sì, ho capito. Così, come quello là. Benissimo. Poi abbiamo preso una padella. Poi padella. E ci abbiamo messo la cipolla o l'aglio, quello che preferisci. Devi mettere cipolla. Tagliata a pezzettini. Cipolla a pezzettini. Ora Edna ha messo l'olio nella cipolla insieme alla padella, guardate. Fai vedere quanto olio hai messo, scusa Edna. Che è l'olio? Beh, l'olio io me l'ho messo, non so se la maggior parte mi ha visto, io non ce lo posso rimettere, però No, fanno solo vedere di contro, avvicinati Fabio un attimo a riprendere. Ecco, ok, così. Quindi vedete, non è né tanto e né poco. Sì, un po' d'olio ci vuole. Quanto olio? Un poco, quanto sarà? Una mezza tazzina di caffè, una mezza, ma poi secondo le zucchine che cuocete, perché se cuocete 3 zucchine, mezza tazzina di caffè. Cuocete 6 zucchine ci vuole una tazzina colma di caffè. Per l'olio. Ok, vedete, e adesso mettiamo le zucchine dentro, mettiamo? Allora, aspetta, fate un po' andare che si insaporisce, Quindi facciamo un po' soffriggere la cipolla, ok Maria Rosaria? Sì. Allora, se la cipolla non volete far tanto soffriggere, anche un po' d'acqua, una mezza tazzina d'acqua, così la cipolla si cuoce ma non si soffrigge, capito molto? Io mo lo sto facendo così, però non ho capito, scusa, facciamo soffriggere la cipolla, poi si può mettere Filippo un attimo solo. Allora Maria Rosaria non ha capito bene, quindi se vuoi ripetere un attimo l'ultima cosa che hai detto dell'acqua. Allora, se voi non volete che si soffrigga, facciamo molto, facciamo soffriggere la cipolla. Sì. Un po' non ho capito che ha detto la signora. Elda? Mettiamo l'acqua, perché si blocca. Però tanto adesso noi... poi dopo io ti scrivo tutto e te lo danno tutto scritto, capito? Sì. Ok, comunque vedi Maria Rosaria, nel mentre si fa soffriggere la cipolla, si lascia andare con l'olio e adesso vediamo che fa Elda, che poi mette, una volta che soffrigge la cipolla, vediamo le zucchine. Sì. Allora metto le zucchine. Metto le zucchine all'olio. Sì, metto le zucchine. Naturalmente, più le zucchine sono sottili, più si cuociono presto. Più le zucchine si fanno alte e più cottura ci vuole, normale, no? A fuoco lento? A fuoco lento? Sì, un medio, vedi, qui questo è alto al massimo. Io non vado al minimo, però poco più del minimo. Ok. Filippo, tu volevi fare una domanda?
Il sale, ragazzi, il sale. Signora Elda, volevo dire, il tempo di cottura delle zucchine, più o meno, senza... Il tempo di cottura, come dicevo prima, è in base alla grandezza. Se è tagliata più sottile, si cuoce prima. E poi ci sono zucchine più dure, zucchine più morbide. Oh, ragazzi, l'assaggiate. A un certo punto l'assaggiate, quando vedete che sono morbide. Adesso, per esempio, è impossibile che siano cotte. Qua ci vuole almeno 10 minuti. Almeno 10 minuti. Almeno 10 minuti, ok. Almeno 10 minuti. Oh, ragazzi, il sale ci vuole. Il sale. Ce l'avete messo il sale? Io sì, ce l'ho messo, ma... Quindi aggiungiamo il sale alle zucchine, perché altrimenti poi non sanno di niente, quindi... Sì. E dovete starci vicino. Quando vedete che si stanno colorando troppo, abbassate la fiamma. Ok, secondo. Ecco qua. Se si colorano, cominciano a colorare, abbassate la fiamma. Quindi è importante anche girarle ogni tanto, no? Sì. Si attaccano. Poi, chi non le vuole molto soffritte, si può anche aggiungerci un pochettino d'acqua, però viene un po' lessato, non viene tanto buono. Oppure il coperchio. Ok, quindi avete capito? Se non volete farle fritte, aggiungete un pochino di acqua. Ovviamente cambierà un po' il sapore, però stanno meno male. Oppure, meglio ancora, se ci volete mettere un po' il coperchio, il vapore come scende... Non è acqua, però il vapore non lo fa friggere troppo. Non mi spiego. Guarda, ecco, come il vapore comincia a scendere, coprendolo, ci va un po' di liquido praticamente, che evapora dalla zucchina. Ecco. Ok, quindi sopra le zucchine le mettiamo il coperchio, ok? Anche non completamente, anche se volete lasciare un po' così non ci va troppo liquido del vapore, non ci va. Il sale, ce l'avete messo il sale? Sì. Sì, l'ho messo. Mi raccomando, guardatele, non lasciatele sul fuoco senza girarle ogni tanto e guardarle, se no si attaccano, né mentre... lo sformato nel forno sta continuando a cuocere. Sì. Okay, quindi vedete che Elda ha messo il coperchio, però non ha messo tutto il coperchio sopra, ha lasciato un po' di spazio. Beh, io poi adesso sono un po' oliose queste, però se qualcuno di voi ci vuole condire la pasta, tanto anche domani si può condire la pasta con l'olio che è in eccesso, comunque sono più buone, visto che lo stiamo facendo, ve lo sto facendo più pulite. Dopo voi ci potete mettere anche meno olio, più olio, a vostro gusto. Sì, qua ci si o può volendo Elda le potevamo fare... Pasta. Sì. No, stavo pensando, Elda, che poi chi capito magari sta facendo la dieta e magari fritte non vanno bene, se si mettevano in un pochino di acqua andavano bene lo stesso e si facevano lesse. Sì, o acqua, come ho detto prima, o un po' d'acqua o un po' di vino. Io lo sto facendo classiche, normali, dopo ognuno ha le proprie esigenze di...
se io non lo posso fare così, io per me le devo fare un po' con l'acqua, oppure coprirle così non si frigge, ricadendo il vapore dentro, rimane, non rimane proprio l'olio che sfrigge, o se no metterci un po' un fondo di tazzina di caffè d'acqua o di vino bianco. Vabbè. Bene, quindi queste sono le ricette di oggi. Nel mentre avete controllato il vostro gatto, il vostro sformato a che punto è? Se è colorato, si sta colorando. Si sta colorando. Bene. Ce lo vuoi? Ok. Io capisco, ragazzi, non ci sto mettendo l'acqua. Però voi all'inizio ci potete mettere una tazzina da caffè. Una metà di tazzina di caffè d'acqua o di vino bianco, così sarà meno buona, intendiamoci, sarà meno buona. Purtroppo ho preso una pentola troppo piccola, ho preso. Meno soffrire. Ah, è ok, quindi magari le devi girare un po' di più, Luca. Ci metterà di più. Ci metterà di più. Non ho capito. Sì. Ci metterà di più, dice Elda. Ah, ho capito. Mi devi girare più spesso. Okay, sì, Elda, oggi purtroppo ogni tanto ti blocchi, non ti sentiamo, quindi ecco perché ti ripeto sopra, ti riparlo sopra. Ma fa bene, brava. Perché a un certo punto, capito, si blocca la voce e l'immagine, quindi perdiamo Se tu mi ripari sopra, io mi sento più tranquilla che loro stanno capendo. Sì, sì. Quindi mi raccomando, girate le zucchine, non lasciate mai niente sul fuoco senza controllare. Comunque iniziano a ammorbidirsi, iniziano. Ripeto, se le volete fare più sottile, si può anche fare più sottile, però ci vuole un po' di pazienza a tagliarle, insomma. Però si stanno già ammorbidendo, guarda, diventa più morbide, guarda. Vedete come all'inizio erano tutte dure e dure, adesso stanno pure entrando di più nella padella. Comunque, se non le fate cuocere molto, è meglio, perché sono più salutari al dente. Fatte sono buone, però al dente sono più nutrienti. Quindi devono essere un po', diciamo, durette, no? Quando le mangi un po' croccanti, non proprio cotte che si spappolano. Croccanti, brava, croccanti. Stavi dicendo e dicevi bene. Po' croccanti è meglio. La verdura in genere non va mai cotta tanto, deve rimanere sempre al dente, croccante. A chi piace, poi ci sta a chi non piace, giustamente. Se li fa, lo cuoce di più, lo cuoce. Va bene. Io oggi non so se riusciamo. Ci siete fino a qui? Io ho fatto tutto. Sì, adesso non so se dobbiamo, perché quelli ci saranno i tempi di cottura, quindi non so se effettivamente riusciamo a mangiare insieme come le altre volte. Che dite? Non lo so. Vogliamo alzare un po'? Ragazzi, uno a uno, volete controllare il forno per vedere più o meno se è cotto il vostro sformato di patate? Giusto per capire? Guarda come è dentro. Allora, facci vedere un attimo. Il mio deve essere qualche minuto ancora, qualche minuto. Qualche minuto. Vediamo la morbidezza. A me? Allora, per chi lo sa fare... Il grill. L'ultimo paio di minuti potete accendere il grill pure. Potete accendere il grill. Per farlo un po'. Ecco, allora, ragazzi, chiamo io uno a uno e vediamo un attimino. Che dite? Allora, iniziamo. Filippo. Sì. Mi senti?
Sì, sì, ti sento. Tu hai visto il tuo sformato, a che punto sta? Secondo me deve stare qualche minuto, perché se il tempo di cottura è dai 40-50 minuti. Okay. Quindi... La signora Elda ha detto che gli ultimi due o tre minuti, possiamo accendere il grill. Tu sai che cos'è il grill del forno? No, ma cos'è il grill? Cioè, i fornelli. È una funzione, però non è detto che lo devi fare per forza. Non brava, ti sarebbe preoccupare. Quindi, brava, però, se per caso lo vuoi fare, ci sta il disegnino sopra il forno tuo, che invece di una linea dritta, è una linea ondulata, zigzag, così. Ma cos'è la ventilazione? No, non è la ventilazione. Timer. No. Praticamente, quando tu accendi il forno, Elda, grazie, grazie. No, ma io ho semplificato il video, perché dopo, se non lo sa gestire, si brucia. Allora, il video non lo fa. Ragazzi, c'è questo simbolo qui sul forno. Vedete, un quadratino con una linea zigzag. Ah, no, forse non c'è. Ma non fa niente, ragazzi, cioè non fa niente. Se uno ce l'ha, lo può fare, una questione di gusto, ma altrimenti si cuoce perfettamente così come sta, eh? Scusa, poi ti faccio vedere una cosa, guarda. Dimmi, Filippo. Ti faccio vedere una cosa. Questo, vedi. Ok, effettivamente non c'è, ma non ti preoccupare, cioè viene buono lo stesso. Non fa niente, la stessa cosa, con quello si faceva un pochettino prima. Ma non ti preoccupare, va bene lo stesso. Passiamo avanti, Luca. Dimmi. Hai visto il forno? Più o meno quanto tempo ci vuole? Sta cuocendo, ci vogliono 40 minuti, ha detto la signora Elda. Bravissimo, e adesso più o meno che fra quanto tempo lo sforni? Mezz'ora. Diciamo che ci vogliono altri 25 minuti più o meno. Okay. No, anche di meno, 20 minuti. No, non ci vuole 25 minuti, ci vuole un'altra, dunque, mezz'ora, un altro 10 minuti, massimo 15. No, ma io oggi sei il forno in ritardo. Ah, è in ritardo, e va bene. Allora l'acceso dopo. Ok, comunque controllate il forno, perché a prescindere dal tempo, a quando vedete che si è dorato la parte di sopra, lo potete levare, perché tutti gli ingredienti sono già cotti, ok? Fammi un cenno, Luca, se hai capito. Sì, sì, ho capito. Ok. Simone, a te che punto sta? Devo fare altri 5 minuti, 37. Ok, altri 5 minuti, va benissimo. Dopodiché chi abbiamo? Abbiamo Milena. Milena, che non conosco. Milena, mi senti? Dobbiamo... l'audio un attimo, perfetto, ecco. Ti sento. Ok, più o meno quanto tempo ci mette il tuo sformato? L'hai controllato il forno? Sì, l'ho controllato ed è finito tutto adesso. Ah, va bene, allora ci metti ancora una siamo tutti bravissimi. Poi c'è qualcun altro che sta cucinando? Scusami, Morena, perché... No. Ok, Maria Rosaria, tu mi vedi, mi senti? Per attivare l'audio di nuovo, se c'è Tiziana che... Non ci sta Tiziana, Maria Rosaria? Comunque, Maria Rosaria, fammi un cenno se hai preso tutti gli appunti. Allora, qui è finita, la zucchina è finita, eh? Io chiudo. Ok, adesso continuiamo con la ricetta di Elda, che mi sa che ha finito. Sì, la zucchina finite zucchine. Mi è scappato un po' troppo olio, però niente di male, perché con questo comunque ci potete condire due spaghetti, ci potete condire. Quindi, allora, visto che alcuni stanno per finire, altri hanno finito, io direi che
le voglio le foto di tutti i piatti. Quindi magari prima di mangiare, appena sfornate, fate una bella foto e ce la fate vedere. A me c'è il tempo. Sì, però proprio perché ognuno sta... Intanto vediamo quello di Elda che finisce. Però prima appena finite, mandatemi una bella foto e fatemi vedere. Come il mio. Ok. Però va bene così, il diritto deve essere a prescindere da andare al massimo. Se a me va bene, massimo. E intanto vi dico che ci vediamo, mentre finisce di cuocere quello di Elda, che ci vediamo domenica 20 giugno alle ore 11:30. Domenica. Quindi è come se ci fossimo visti, potrebbe, adesso ve lo scrivo sulla lavagna. Domenica mattina. Allora, prossimo... Lorena, sì. Oh, io non ci sto domenica, non mi posso collegare perché mi ha sparato. Mi dispiace Milena, allora la prossima volta poi ti ricolleghi. La prossima settimana certo, ci sono, ma domenica no. Va bene. Allora la prossima volta ti dico le altre date. Sì, ci vediamo allora lunedì prossimo. Allora, ci vediamo di volta in volta dall'appuntamento, Milena, ok? O adesso, visto che mentre aspettiamo, quindi ci vediamo il prossimo appuntamento domenica 20 giugno alle ore 11:30. Poi la signora Elda ci manderà la lista delle cose da comprare, io ve la mando come sempre. E quindi sì, diciamo che ci vediamo due volte questa settimana, eh? Va bene. Allora, lunedì ci vediamo. Ok? Ok. Quindi avete scritto l'appuntamento, perfetto. Maria, allora possiamo togliere i contatti, ci sentiamo. Ti mando le foto. Aspettiamo un attimo che quello di Elda mi sembra che sta per finire, così vediamo come deve diventare. Come, sì, come deve essere. Morena, ci senti? Sì. Morena? Sì, ti sento. No, perché è arrivata una telefonata, quindi si è bloccato, sarà bloccato tutto. No, vi sento. Io ho dato l'appuntamento per domenica, visto che poi le altre volte qualcuno esce prima e poi non sa, quindi l'ho dato adesso. E che cosa cucineremo? Allora questo è quasi pronto a me. Elda, che cosa cucineremo domenica prossima? Ma Rossella pare che ha avuto un'idea. Che cosa? Un consiglio? Che cosa vuole fare Rossella? Io avevo pensato un piatto estivo, perché stiamo cucinando tanto con i fornelli, no? Però possiamo anche fare delle pietanze che possono rimanere anche un po'. Avevo pensato un'insalata di riso, un'insalata di farro, che uno lo può cucinare e magari mangiarla anche il giorno dopo, volendo. Insalata di riso, insalata di farro. Sì, come volete voi. Decidete se insalata di riso o farro, oppure c'è anche che si può comprare il riso e farlo insieme, insomma. Perché il farro comunque deve essere precotto, perché ci vuole parecchio allestare il farro. Anche se magari facciamo una pasta fredda, che magari non è riso farro, però magari è più semplice. Non ho capito, scusa. Ho detto anche se facciamo una pasta fredda, pasta fredda. La pasta fredda pure va bene, io già l'ho fatto ieri per andare al mare, sì. Praticamente Elda ci affidia. Praticamente Elda ci affidia. Questa volta la pasta fredda, ma siccome verrà l'estate davanti, possiamo fare comunque col farro, che è anche nutriente, possiamo fare anche così, possiamo fare due cose fredde per l'estate. Ma facciamo una cosa sola, fredda, e ci affidiamo a te, a sorpresa, ti dai gli ingredienti da comprare e andiamo a comprare. Ma facciamo sorpresa, quando ai gusti dei ragazzi, ai gusti, perché se io faccio la pasta magari è un classico che piace a tutti. Il farro a me per esempio piace tanto, però non so se piace a tutti. Allora
ragazzi, mi piacerebbe, che cosa vi piace tra insalata di riso, insalata di farro e pasta fredda? Ancora? Simo, a te? A me quella di riso. Insalata di riso, quindi abbiamo, facciamo la votazione, così decidiamo democraticamente. Filippo, a te? A me insalata di riso. Ma riattiva, che ne so, vogliamo fare? Ma tu lo leggi? Riattiva. Maria Rosaria, poi la prossima volta te lo facciamo, ti faccio vedere, capito, come si fa. Ecco, così attivi il microfono. Guarda, scusami, ti faccio vedere un attimo quello che ho fatto, lo sfornato. Sì, un attimo solo, Maria Rosaria, a te che ti piacerebbe fare la volta prossima? Insalata di riso, farro o pasta fredda? Insalata di riso o la pasta fredda? Allora, mi sa che la maggior parte insalata di riso. Insalata di riso, vabbè. Ok, Elga? E ci si mette all'insalata di riso. Non è un problema, io posso mettere in commissione. Scusa. Ma guarda, Maria Rosaria, non è un problema, perché io ti faccio l'importante è quello che si deve mettere dentro. Poi, mentre io cuocio il riso per gli altri ragazzi, tu lessi la pasta per te e ci metti quella roba, perché la roba che si mette, tonno, mozzarella, sottaceti, comunque vale sia per il riso che per la pasta. Se tu ami più la pasta, tu ti cuoci la pasta invece del riso, capito? Certo. Maria Rosaria. No, pure il riso è buono. Pure il riso è buono. Ah, va bene. Comunque, se voi volete mettere invece del riso, se la maggioranza vuole fare il riso, ma chi vuole la pasta, comunque ce lo può si cucina la pasta. Ecco, questo è il formato. Col grill. Guardate, okay, quindi come quello di Elda. Il soufflé è buonissimo. Buonissimo, no. Hai visto? Che voglia. E allora, Filippo pure ce l'aveva. Facci vedere. Un sacco di tempo. Sì. Quello di Filippo, che pure è bello. Abbastanza buono. Sta proprio una bella faccia. Bravo. Pure le zucchine. E le zucchine, bene. Bravo. Buon l'aglio. Grazie, grazie. Allora, prima di tagliare, aspettate un po', si rascoli. Non lo tagliate immediatamente, io lo potrei anche tagliare adesso, però se si taglia in questo momento rimane tutto un po' cremoso. Aspettate almeno un quarto d'ora prima di tagliarlo, va bene? Mangioni? Un quarto d'ora. Un quarto d'ora, se ci riuscite. La fredda bene che si contenta, ok, gli altri invece... Milene, il tuo è pronto, ce lo fai vedere? Non vedo nessuno, ok, ecco. Vediamo quello di Milena. Milena è andata a prendere un attimo una paletta, non so se si vede. Ah, sì, bene. E quindi invece Simone, il tuo si sta finendo di cuocere insieme a quello di Luca? Simone. Aspetta Simone che non ti sento. Non ti sentiamo. Adesso ti faccio vedere le zucchine. Sì, fammi vedere le zucchine che intanto sono pronte. Questa qua? Oh, vedi? Hanno una bella faccia, tutte belle precise, si vedono. Sfornato in 5 minuti. Va bene. Abbiamo fatto anche 5 minuti. Va bene. Luca invece, vabbè, a te mancano quei 10 minuti. Bella. Rostella ti chiama Maria Rosaria. Che sta a fare?
dimmi Core. Il soufflé? Il soufflé? Sì, bella, il soufflé te lo giuro, te lo vado a comprare io. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma io così. Che bella che sei. Elena, com'è venuto il mio? È venuto benissimo. Brava, bravissima, è stata proprio brava. Come faccio a mandarti le foto? Come faccio a mandarti le foto? Le foto me le mandate sul cioè, avete il mio numero? No. E adesso ve lo scrivo. Che numero c'hai? Allora, segnatemi. Come si alza se ho la frangetta? Morena, Maria Rosaria. Morena. Un attimo, eh? Morena. Un attimo. Sì, lo sto scrivendo. Morena. Vedete? 140, che succede? 340. Ah, è il numero 5, 3, 2. 5, 7, 7, 7, quasi io grande Maria Rosaria. Sì, è scritto. Questo l'ho scritto, signora. Di Morena. Sì, la sì. La frangetta. Sì, 5, 3, 5, 5, 25. Così mandate tutte le belle foto e io e Rossella possiamo solo guardare. Rossella, vabbè, ricette lo fa, l'ho scritto tutto, ma che ne so. Bravissima, Maria Rosaria, tu fai nella lo sfumato, beh, Maria Rosaria, tu nella settimana Maria Rosaria, sì, mi è arrivato Milena, perfetto. Maria Rosaria, tu nella settimana te lo puoi fare con calma, visto che va bene. Sì. Ha detto che nella settimana non posso farlo con calma. E poi ci mandi lo stesso la foto, mi mandi, va bene? Va bene. Ma io ti mando la foto. Sì. Al numero tuo. Io risolvi i contatti e poi ti mando la foto del. Okay. Sì. Morena. Allora, ecco, Morena, dimmi. Faccio vedere le patate. Fammi vedere lo sformato, vediamo quello di Simone. Nel forno però, Ciao. Che devo fare? Ciao. Bravissimo, Simone. Lascia. Bravo. Lascia. Allora, saluta. Ciao. Ho premuto. Ciao Morena, buon appetito. Allora, ragazzi, aspetta. No, Morena, tolgo pure io, Morena. Sì, tolgo pure io. Sì, mangiate, se pronto grazie mangiate. Grazie a tutti, grazie. Ciao Morena, buon appetito a tutti. Ciao a voi. Ciao a tutti. Aspetta un saluto. Ciao Berda. Ciao. Ciao, Luca, ciao! Tu, grazie a tutti! Grazie, Elda! Ciao! E Rossella, ti volevo dire una cosa! Dimmi, le zucchine di se poi ti mando la ricetta, cioè ti scrivo la ricetta io e poi Fabio provvederà a mandartelo, o Morena. No, io lo voglio fare ai ragazzi, perché i ragazzi mangiano tutte queste cose molto pesanti. Allora avevo pensato magari di dargli qualche ricetta in più con le zucchine, le melanzane. Ma lo possiamo anche mettere in un incontro prossimo. Zucchine ripiene che è di stagione poi. Assolutamente. Lo facciamo insieme, le facciamo. Va benissimo Elda, ma quanto sei cara. Grazie. Ciao. Ciao a tutti e grazie Fabio che tu provi per noi. Noi il sto cotto è mangiato di Fabio. Ma Morena, possiamo fare il cambio? Fabio alla regia? Io ci ho pensato. Infatti. Possiamo fare Fabio, faccio io le riprese. Non vi sento. Se no l'altra alternativa, guarda Elda, ti metto a disposizione la mia cucina se vuoi.
Sì, sì, come no, come no. Così almeno, capito, mi ritrovo già pronto qua, dopo non te lo puoi riportare. Sì, adottiamo Elsa per una cucina. Oh, ragazzi, allora, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Sì, ciao, ciao. Ciao. Buon appetito. Come sono le zucchine? Io vedo Luca che sta mangiando, quindi pare che sono buone. Brava, brava, bravo. Sei stato bravissimo, Luca. Tutti quanti, allora, comunque, siete stati bravi. Speriamo. Buon appetito, allora. Spero che grazie, sia buono. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Simo. Ciao, ciao. Buon appetito. Ciao, ciao. 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 Ok, stava in collezione, solo sempre dall'abbiamo fatto.